per noi è una festa, davvero, è una festa che facciamo 16 ore di volo, 20 ore perché arriviamo a Roma, dopo veniamo qua. Sono io che ho fatto 14 adunate, il mio padre con i suoi 92 anni ancora se la fa, ha la volontà di venire a trovare gli alpini, che c'è un'atmosfera di amicizia e di pace che ti ricarica per tutto l'anno. Parlo spagnolo tutto il dia, ma però la lingua italiana l'ho strappato, dice il mio zio, che l'ho strappato dalla strada, no? Perché nella mia casa in Buenos Aires si parlava il dialetto piemontese del Lago Maggiore e l'italiano, la mamma e il Fernando, il mio padre, per il lavoro doveva parlare in spagnolo. Allora quando arrivo la prima volta in Italia non sapeva dire accendere la luce, diceva pizza il char. Non mollo di guardia, è degli alpini di continuare a fotografare, anche se ci sono dei problemi. Dai, va bene così. Ma di più quando ci sono i problemi risolto. L'alpino vuol dire essere ordinati, rispettare gli altri e essere rispettati. Ritornare nella nostra patria, abbiamo i ricordi del militare, la compagnia, il cameratismo, e questo diciamo ci dà più energia. Adesso stiamo diminuendo di numero, gli alpini che sono immigrati negli anni 50 e 60 ci stanno lasciando, quindi attuare questa grande massa di alpini ci dà spirito e voglia di continuare ancora. Beh, il centenario è un'altra parte della nostra storia che ha ricordato tante gesta degli alpini e noi le riportiamo o le facciamo sempre sentire perché sui nostri canti la prima guerra è sempre lì e ci dà di nuovo a sentirsi ancora parte dell'Italia, siamo italiani e saremo sempre italiani. E il valore alpino, se posso aggiungere, è l'amicizia e la fratellanza. Sono sicuramente il motivo dominante e trascinatore, perché chi ha fatto l'alpino è come entrare negli ordini e per sempre. Ed è per questo che c'è uno spirito di corpo così forte, che si traduce poi anche in opere di bene, perché anche noi e anche all'estero siamo un po' il ferro di lancia dell'italianità, perché ci vedono come referenza, oltre ad avere il plauso dell'autorità, abbiamo anche quello di militari. Dunque io come capogruppo sono invitato regolarmente a tutti i rapporti degli ufficiali, partecipiamo anche a tutte le manifestazioni sfilate storiche fatte dall'esercito svizzero o dalla città svizzera, la città di Ginevra. Quindi penso che siamo ben voluti, il gruppo ha circa 150 aderenti. Siamo una cinquantina di alpini e il resto sono tutti amici. Ho anche il ministro delle finanze che è socio amico degli alpini.